Vittorio Sgarbi, prego. Onorevole Presidente, vorrei segnalare alla sua attenzione che quello che riguarda il destino di molti parlamentari di questa legislatura e il destino di quelli che non entreranno nella prossima è questione personale, esattamente come quella che investe le vicende giudiziarie che sono sottoposte al voto segreto. Sono anche assolutamente certo che se il voto segreto fosse ammesso, il risultato sarebbe l'opposto. Il voto palese serve al ricatto di un governo che utilizza il Parlamento per confermare una maggioranza che niente ha a che fare con il Parlamento. Siamo di fronte a un voto di scambio senza precedenti, per tenere in piedi un governo illegittimo, non voluto dal popolo. Si concede a una banda di parlamentari senza titolo e senza diritto, non eletti ma nominati, e il cui unico rappresentante non è in Parlamento e si chiama Grillo, che ha preso i voti per tutti loro, a loro 211 si consente di fare uno stupro di questo Parlamento. Stupro che ricorda quello che è avvenuto nella casa dove Grillo ha riunito le forze politiche. Di moderare i toni. No, lo stupro è un dato di fatto, è un dato giudiziario, è un'inchiesta che non è come quella della motoretta su cui è andato il figlio di Salvini, su cui si è parlato per qualche mese. Qui si è parlato per un secondo di un'azione violenta contro una donna condotta da quattro uomini nella casa del capo del partito dei 5 Stelle, che è l'unico che ha preso i voti. Gli altri sono tutti illegittimi. Quei 211 parlamentari. Nessun collega è illegittimo qua dentro, quindi le chiedo di moderare toni e le chiedo soprattutto di attenersi al tema. Se lei vuole tema, che io taccia, grazie. Essendo forse di quel gruppo e avendo l'applauso degli illegittimi, la legittimità deriva soltanto dal voto che uno prende. Voi di voti non ne avete presi, gli ha presi il capo del vostro partito. Ma questo è un dato marginale rispetto al fatto che se il Presidente della Repubblica Mattarella avesse considerato che il voto europeo è un voto sommamente politico, avrebbe verificato che la parte politica a cui credo lei appartenga è passata dal 34 al 17. Non è un dato marginale, è una rivoluzione, è un terremoto che rovescia il dato della Lega raddoppiandolo e rovescia il dato dei 5 Stelle dimezzandolo, che vuol dire non 211 ma 50, e anzi col taglio 40. Con il potere dell'intimidazione che ebbe soltanto Mussolini quando ridusse il Parlamento da 538 a 400 deputati, voi ricattate il PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, i quali devono dire con voi sì, riduciamoci, non c'è una categoria al mondo che si riduce la pensione, che riduce il vitalizio, che riduce lo stipendio, che riduce la propria quantità, non si è mai visto al mondo. Ipocriti, bugiardi, falsi, che col voto segreto salverebbero quello che invece dichiarano di voler perdere con il voto palese. Ma questo sarebbe ancora poco se noi non valutassimo che scambiare Parlamento e governo significa usare il Parlamento e piegare una parte politica di un grande partito, quale fu il Partito Democratico, che al Senato ha votato per non ridurre e oggi qui vota per ridurre perché è ricattato da un singolare movimento politico che teme di perdere le poltrone che vedrà per l'ultima volta e per poco tempo ancora. Così io farò mio questo intervento. Noi siamo convinti, come dicevo, che ci sia un disegno di mortificazione del Parlamento in atto, che si nutre della volontà di aggredire le regole poste a tutela delle minoranze, i contropoteri, le autorità dipendenti. Del resto, che interesse può avere la salvaguardia della democrazia liberale, rappresentativa, parlamentare, per chi come il capo effettivo, eccetera? Questa dichiarazione è stata fatta dal senatore Parrini, che ha votato contro la riduzione dei parlamentari. Mi chiedo come
gli amici di Forza Italia Viva, gli amici, quando, è certo che è questo, quando la Polverini dice, e cito, Polverini dice è una stronzata pazzesca, ma non collega, si può resistere, lo dice la Polverini. Di moderare cito, Tony, grazie. Devo citare Pasolini? Devo citare Dante? Va devo avanti. Citare Machiavelli? Va avanti, collega. Allora, la letteratura italiana ha anche di questi risvolti, ma la Polverini dice non si può resistere alla retorica, lo dice lei, questa ragazza di Forza Italia Viva, che ha dato con il suo segnale l'idea di un'identità di parte politica. Sì, c'è un'intervista di oggi apparsa sul Fatto in cui dice non si può resistere alla retorica, ma voterebbe contro, e farà bene votare contro anche col voto palese, come voi di Forza Italia. Non fatevi ricattare dalla falsità di correre dietro la demagogia, non è questo il partito di Forza Italia, è un partito di morti se vota con i 5 Stelle, mai con i 5 Stelle, mai, questo va detto, i 5 Stelle non esistono, sono il non essere. Sono l'essere di un altro che non c'è. Allora, in questa logica, noi siamo qua a celebrare un funerale di un Parlamento che fu, negli anni della sua storia, un Parlamento democratico con rappresentanze reali, e invece è la seconda volta che io partecipo, e sono l'unico a votare contro, a un suicidio non assistito. Capitolo nel 93, con l'immunità parlamentare. Non c'è più l'immunità parlamentare. L'abbiamo cancellata. Il relatore fu Carlo Casini e si stabilì che i parlamentari dovevano cedere davanti a un potere che doveva rispettare il loro status, non i loro reati. Bastava votare contro per i reati reali. E invece abbiamo perso l'immunità parlamentare. Tutti ipocritamente si alzò De Lorenzo, Pomicino. Tutti votarono contro l'immunità parlamentare. Oggi tanti Pomicino e tanto De Lorenzo voteranno contro quello che vorrebbero, ma hanno paura di dire che vogliono. E parlo per te anche, parlo collega, per te. Collega, si rivolga alla presidenza. Falsario, collega, per te, collega, per te, collega Sgarbi, si rivolga alla presidenza. Te, collega. E in ogni caso... Collega. Sì, so perfettamente quello che dico. Questo atto profondamente malinconico è il momento di più alta tristezza di questo Parlamento, che vorrebbe che uno non ne facesse parte. Non c'è categoria che decide di ridurre la sua rappresentanza in nome della richiesta, con la boria che avete sentito del Ministro degli Esteri, finalmente abbiamo ottenuto quello che volevamo, gli abbiamo dato il vitalizio. Non si sono però ridotti gli stipendi. Quelli che oggi sono qua abusivamente, gli stipendi li prendono, rinunciassero ai loro, andassero a votare, vedessero quanti sono. Collega. Altro che. Siete peggio. Tu vuoi smettere di rompere le scatole, scusa. Collega Sgarbi, si rivolga alla presidenza. È una forma di profonda disonestà e di voto di scambio e di scambio di voto che rende questa azione di oggi fuori della democrazia, nella finzione che essa rappresenti invece un atto che il popolo chiede. Bisogna votare sì, dice Polverini, tira un vento nel paese che non ammette riflessioni, resistenze, pensieri ostili. Dobbiamo piegarci, non andiamo a votare, però ci pieghiamo all'ipotesi che il paese voglia la riduzione dei parlamentari, cioè vogliono non avere rappresentanti, intere regioni saranno senza rappresentanti, non sapranno chi dire e cosa dire a nessuno. E a chi tanto piace ridurre, basta andare a votare e almeno 2/3 dei 211 di 5 Stelle spariranno serenamente. Saranno, si fa presto, loro lo vogliono, se ne vadano tranquillamente. Si legge la paura nei loro occhi e il sollievo per lo scampato pericolo grazie al PD e a Forza Italia Viva, che gli aiuteranno a stare qui fino a quando voteranno il Presidente della Repubblica attraverso un'aula falsa, perché saranno 1000 invece che 600 a votarlo. Sarebbe cosa buona e giusta che il Presidente prossimo fosse votato dall'aula reale. Dopo questa paura che è nei vostri occhi, è inutile che cerchiate il pretesto per ridurre i prossimi. Cominciate da voi stessi. Potete ridurvi tranquillamente, andarvene a casa, non sarà una grande mancanza. Abbiate coraggio di votare contro voi del PD come al Senato. O avete paura che i 5 Stelle facciano cadere il governo? Non lo faranno cadere mai.
resteranno lì attaccati a qualunque ipotesi, come sono stati col governo precedente che ha votato con loro, come questo, identico, la riduzione dei parlamentari. E la Lega non lo faccia, se non perché il suo unico e primo monito sia contro i 5 Stelle. Grazie, fino collega. Alla fine. Grazie, ha chiesto di intervenire.